Il mese scorso la comunità mascalese si è ritrovata in piazza centrale per due momenti importanti che si sono dati manforte a vicenda, una raccolta fondi per una compaesana che sta combattendo una dura battaglia e che è stata organizzata da quello che possiamo definire il fan club di Roberto Tornabene, i tanti amici, estimatori e parenti del giovane artista che ha conquistato l'accesso alla finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro. In occasione della diretta della finale svoltasi il mese scorso e trasmessa da Rai 2, i compaesani di Tornabene in Arte Berna sono scesi in piazza per una serata di condivisione, tifo e tanto divertimento. Ci troviamo in Piazza Duomo a Mascali perché si sta svolgendo un evento, anzi due in contemporanea, e sono tutti e due legati e tutti e due molto importanti. Allora, questo evento principalmente è stato organizzato a supporto di un nostro grandissimo ragazzo mascalese. Infatti stasera è riunita tutta la comunità mascalese a supporto sia proprio di un suo concittadino, sia di un parente. Infatti abbiamo anche la sorella che oggi ha organizzato tutto questo, perché Roberto Tornabene in Arte Berna. Stasera sta partecipando alla finale del Festival di Castrocaro e per noi è un grandissimo orgoglio, sia comunque come comunità sia come famiglia. E quindi la comunità mascalese è riunita qui non solo per supportare Roberto, ma con l'occasione appunto del supporto a Roberto anche per una raccolta fondi in favore di un'altra cittadina di Mascali. Sì, abbiamo approfittato tra virgolette di questa serata per organizzare una fiera del dolce e dalla vendita di questi dolci il ricavato andrà ad aiutare una nostra concittadina Melina Licciardello che purtroppo ha un problema di salute e la comunità mascalese cerca di starle vicino in tutti i modi e questo è uno di quelli. Speriamo bene anche per lei, un in bocca al lupo a Melina. Quindi la comunità di Mascali si riunisce, solidarietà, ma anche un motivo, possiamo dire, di gioia chiaramente, che Roberto Tornabene in finale a Castrocaro. Ma perché avete queste magliette? Questo è un suo avatar, il nome d'arte Berna è un nomignolo mio da piccola che lo chiamavo proprio Berna, quindi lui ha scelto questo nome. E quindi adesso ci sarà questo personaggio. Uscirà sempre con questa faccina e il suo nome è Berna. E quindi voi avete deciso di fare queste magliette, per supportarlo in maniera simpatica. Sì. Allora possiamo fare un in bocca al lupo a Roberto. In bocca al lupo, Robby. E volevo approfittare per ringraziare chi ci è stato vicino e chi è stato vicino a Simona ad organizzare questa serata, il nostro sindaco e il nostro assessore Carmelo Portogallo, persone che comunque stanno sempre vicine alla comunità. E uno slogan per Roberto: siamo qui tutti insieme, forza Roberto Tornabene. Siamo con l'assessore Carmelo Portogallo questa sera in Piazza Duomo a Mascali, un momento di condivisione e solidarietà insieme. È un bellissimo momento di condivisione, come diceva lei, ma soprattutto un momento di aggregazione. È un'occasione unica per Mascali perché abbiamo un nostro giovane che è la finale di Castrocaro e per noi ha già vinto, per noi è il vincitore. Lo stiamo aspettando e con molta gioia abbiamo voluto fortemente questa iniziativa. Speriamo che faccia piacere anche alle persone. Nello stesso tempo anche una raccolta fondi per una cittadina di Mascali, per un'altra causa Abbiamo approfittato dell'occasione per fare appunto la raccolta fondi per una nostra cittadina, Melina Licciardello, che ha qualche problemino e quindi speriamo di poterla aiutare a risolvere anche questo problema. Roberto Tornabene, sempre impegnato fra studio e competizioni, in questi giorni ha fatto un salto nei nostri studi perché ci teneva a ringraziare quanti lo hanno sostenuto durante la finale e i fan che lo seguono ogni giorno. Allora, è stato bellissimo perché per me è stato sicuramente un onore per partecipare da lontano a questo evento di beneficenza.
per Melina, che non sta veramente molto male, però cerchiamo di aiutarla in qualche modo. Abbiamo cucinato qualche torta, abbiamo distribuito qualche maglietta col nostro simbolo, col nostro logo, con la scritta Berna. È stata una bella esperienza perché io, mentre ero a Castrocaro, pensavo a tutti i miei compaesani che si riunivano in piazza e stavano celebrando questo magnifico momento. Un ringraziamento speciale va anche all'amministrazione comunale di Mascali per aver contribuito all'organizzazione dell'evento. Sicuramente devo ringraziare l'assessore Portogallo per aver contribuito alla serata realizzatasi a Mascali con tutti i miei compaesani. Lo ringrazio veramente tanto. Abbiamo dunque approfittato della presenza di Roberto per parlare dell'uscita del suo primo singolo e dei progetti in cantiere. Una tappa importante perché è il primo singolo di Berna, cioè di me stesso, perché ho cercato di intraprendere un nuovo percorso di scrittura e così ho attribuito a me stesso un nuovo nome d'arte che è Berna. Il singolo si chiama Roby, fortunatamente abbiamo già 30.000 stream su Spotify, Apple Music e soprattutto anche 30.000 visualizzazioni su YouTube. Il video sta andando molto molto bene, è bello perché quando mi fermo per strada, amici miei, compaesani, mi cantano subito la canzone e dicono «C'era una volta Roby», come se la sapessero già a memoria, quindi questa penso sia la soddisfazione più grande. C'era una volta Roby, 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 come nelle favole Roby, 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 mi piace scomparire Roby, 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 non è un supereroe Roby, Roby, Roby. Benvenuto, entra, guarda, il bimbo è appena nato. Un cico nico che da piccolo è quasi intonato. Sì, però non è servito più a niente, perché è cambiato per sempre. Non torna più indietro, veloce come Eto, non vali niente tra la gente. Di progetti futuri non posso svelare moltissimo, perché ormai è la frase classica di tutti gli artisti che stanno per fare un'intervista. Però posso dire che sicuramente non deluderò nessuno, non deluderò tutti quelli che mi seguiranno e renderò fieri tutti. Se non posso dire niente perché ci sono tantissime cose in ballo, non sono cose sicure, ma stiamo provando a realizzarle. Ma oltre al singolo c'è un album in programma e come si svolge una giornata tipo di Berna? Allora, la mia giornata si svolge molto nella mia mansarda, in cui ho le mie due casse, il computer e il microfono. Al giorno sto davanti al computer tipo 2-3 ore, fino a quando non riesco a scrivere qualcosa, non riesco a trovare qualche base su cui scrivere. È uscito un freestyle su una cover in inglese di Billie Eilish, quindi potete andare benissimo ad ascoltarla sempre su Spotify, Apple Music e YouTube. La mia giornata tipo, ritornando prima, è molto concentrata sullo studio musicale. Però ovviamente studio anche a scuola e quindi è un dovere, devo farlo. Infine abbiamo chiesto al giovane cantautore di ricordare al pubblico quali sono i suoi canali social e come lo si può seguire. Mi potete seguire benissimo sul mio profilo più attivo di tutti, che è berna.artist su Instagram. Non uso moltissimo Facebook, ma ci sono comunque, la mia pagina Berna, anche su Twitter ovviamente. Ti fiamo!